Il 7 novembre abbiamo in diretta presentato la rassegna d'arte contemporanea Palinsesti e abbiamo in quell'occasione detto che, nonostante la rassegna fosse allestita, non potevamo goderne perché sappiamo che per le restrizioni dovute al coronavirus non è possibile visitare mostre e quant'altro. È in ragione di questo che abbiamo detto che noi mettevamo a disposizione dei video che avrebbero illustrato le quattro sezioni di cui si compone la rassegna. Una sezione, il premio in sesto, è uscita il 15 novembre. Oggi siamo qui per presentare un'altra sezione, quella dedicata a chi ha vinto il premio in sesto l'anno scorso, cioè l'artista Elisa Caldana. Elisa Caldana ha vinto con l'opera Monumento alle vie inesistenti. Le vie inesistenti è un modo di dire quelle vie che ciascun comune individua. Noi a San Vito, per esempio, abbiamo via del Girovagare, da assegnare a quelle persone un po' sfortunate che non hanno una fissa dimora e che attraverso questa modalità che ciascun comune ha può godere dei vari diritti. Detto questo, ovviamente va da parte mia ringraziata la Giada Centazzo per aver curato la mostra della questa personale della Elisa Caldana, la cui opera sarà realizzata e sarà per l'appunto messa in uno dei luoghi indicati nel momento in cui ha vinto il premio. Ma voglio anche qui ringraziare davvero la Fondazione Ado Furlan per questa collaborazione che da molto tempo si porta avanti e che mette Palinsesti nelle condizioni di poter avere, se così possiamo dire, una finestra anche a Pordenone, nei locali, nella galleria proprio della Fondazione Ado Furlan. Non a caso abbiamo avuto tra coloro i quali ci hanno sempre seguito proprio la professoressa Caterina Furlan. Detto questo, a voi qui di seguito proprio la illustrazione di quella che ci auguriamo magari possa più avanti essere visitata se le restrizioni dovessero essere tolte. Intanto mettiamo a disposizione il video su Elisa Caldana, curato, diciamo, da Giada Centazzo. Grazie. Anche in questa annata così particolare di Palinsesti, come da tradizione la Fondazione Ado Furlan di Pordenone ospita la mostra dell'artista vincitore della passata edizione del premio in sesto, il challenge di scultura contemporanea promosso dal Comune di San Vito al Tagliamento nell'ambito della rassegna. Qui in via Mazzini 53 è allestita la personale di Elisa Caldana dal titolo Hometown, Casa Città. A Elisa Caldana si è aggiudicata nel 2019 il premio con la sua opera Monumento alle vie inesistenti. Apre la mostra il progetto, il maquette del Monumento alle vie inesistenti con il quale Elisa Caldana si è aggiudicata appunto il premio in sesso 2019. Per l'opera l'artista si è ispirata a questo escamotage burocratico con cui le amministrazioni italiane attribuiscono a tutti i soggetti che ne sono privi un indirizzo di residenza fittizio. La residenza infatti è condicio sine qua non, grazie alla quale è possibile accedere a diritti fondamentali quali il diritto alla salute, al lavoro e molti altri. Le vie fittizie di fatto concretamente non esistono, sono un costrutto astratto. Ecco che l'artista ha pensato l'opera come un paradosso scultoreo, nella quale qualcosa di intangibile, di materiale, prende concretamente forma e qualcosa di virtuale diviene reale. L'opera è pensata per appunto San Vito al Tagliamento, sarà a breve installata in uno spazio verde che si trova tra l'essiccatoio Bozzoli e i limiti del Parco Zuccheri, in via Fabrici. L'esito finale prevederà una linea continua, intrecciata su se stessa e conchiusa, sulla quale saranno incise una campionatura di vie inesistenti italiane, tra le quali anche la sanvitese Via del Girovagare.
Per la sua personale qui in Fondazione Furlan, Elisa Caldana propone una selezione di opere dal suo corpus creativo, nelle quali indaga attraverso diversi media e da diverse angolature il concetto di casa nelle sue più disparate accezioni: pratica, etica, estetica, politica e metaforica. Le opere esposte sono tutte legate fra loro da un fil rouge che le riconnette anche al progetto per San Vito al Tagliamento, ma soprattutto ben esprimono la ricerca estetica dell'artista, che da tempo si interroga sulle tematiche legate alle nuove forme di povertà, di disadattamento e di esclusione dal tessuto sociale. In mostra anche lo script e lo stage della performance In attesa, In another country. L'opera è nata da un incontro fortuito ma reale dell'artista con un homeless, un ex businessman il quale a causa della crisi economica ha perso famiglia e casa. Mi stavano già tenendo d'occhio. Non riuscivo nemmeno ad immaginarlo, ma lo stavano facendo, il giudice e sua moglie. Eppure non stavo facendo niente. Ero solo sul balcone a godermi la vista. Non facevo niente di male. Innaffiavo le piante, stiravo, pulivo. Ero davvero bravo a pulire. È stato il mio primo lavoro quando sono arrivato in Germania, prima che mi mettessero nei guai con la legge della Repubblica Federale Tedesca. Vivevo in questo attico con mia moglie. Stavo pulendo le scale che portavano al mio appartamento. Quando notarono che ero così bravo, mi chiesero di pulire anche le loro case. Di forte impatto è anche l'opera Shutter Street, che fa parte di una serie ancora in fieri. Si tratta di un'installazione costituita da una serranda chiusa. La saracinesca abbassata chiaramente allude a tutte quelle attività commerciali, a quelle botteghe artigiane, quei locali storici, quei negozi a carattere familiare che hanno chiuso a causa della crisi economica anche nei nostri centri storici. L'opera può essere considerata una sinedoche, una parte per il tutto, in quanto la serranda rimanda a quegli esercizi commerciali e tutto ciò che si svolgeva al di là della serranda aperta e tutto ciò che è andato perduto in seguito alla chiusura e al fallimento dell'attività commerciale. Potremmo quindi considerare Shutter Street come una sorta di antimonumento al capitalismo e alla globalizzazione e i suoi effetti più nefasti, più negativi sulla nostra società contemporanea. Ma l'opera è anche molto attuale, sapendo che la crisi epidemiologica ha un forte impatto sul tessuto economico italiano. L'opera senza titolo è costituita da un modellino, una riproduzione in scala della casa natale dell'artista, qui nella provincia di Pordenone. Ed è stata realizzata dopo una ristrutturazione dell'abitazione dell'artista, utilizzando proprio materiali di rimpiego provenienti dalla casa stessa, in particolare mobilio domestico. Si tratta quindi di un'opera di carattere molto intimista, molto personale, che può essere considerata una forma di autonarrazione. Quest'opera che chiude la mostra ci riconnette però al titolo scelto per l'esposizione stessa, Hometown, casa città. Con il gioco di parole tra il termine inglese hometown e il suo calco italiano, casa città, l'artista ha voluto alludere a due concetti fondamentali. Dal lato appunto omaggiare quella che è la sua città natale, Pordenone. Dall'altra fare riferimento proprio al progetto per San Vito al Tagliamento. E quindi a ricordarci che l'acquisizione di una residenza fittizia spesso non risolve alcune criticità e per molte persone lo spazio urbano permane l'unico orizzonte abitativo possibile.